Fabio Corrao, Calogero Baccaro, Pasquale. Il Teatro Piccinni a Bari, simbolo della 26ª giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. La giornata piovosa e il lungo elenco di morti innocenti, luoghi di cultura chiusi a causa della pandemia. Lo slogan della giornata, ricordare e rivedere le stelle, contestualizza proprio l'attuale emergenza, legando la memoria delle vittime ai teatri e cinema con i portoni sbarrati ormai da un anno, per sottolineare il valore della cultura quale ingrediente fondamentale nella lotta ad ogni forma di devianza sociale, scintilla di memoria e impegno sociale. Ma era importante leggere i nomi e i cognomi delle persone che hanno perso la vita per colpa della mafia. Mafia che è un male che purtroppo non riusciamo a estirpare nel nostro paese. L'unico antidoto possiamo essere noi, non possiamo solo chiedere un'azione ai magistrati, alle forze dell'ordine che fanno già tantissimo anche nella nostra città. Possiamo essere noi anche con operazioni di testimonianza come quella di oggi. Una giornata che Don Angelo è libera, hanno voluto dedicare alle persone che lavorano nel mondo dello spettacolo, della cultura, in un momento particolare in cui l'emergenza sanitaria ci sta portando a un'emergenza economica e sociale, e le emergenze economiche e sociali sono il terreno su cui poi cresce la mafia, che in questo periodo tende la mano a chi è in difficoltà. Invece quella mano la deve tendere lo Stato, la politica, la devono tendere la nostra comunità, le associazioni di categoria, i sindacati. Non dobbiamo lasciare soli le persone in difficoltà proprio in questo momento.